Paganini, primo violinista d'Italia e forse d'Europa, è oggi un uomo sui 40 anni, occhi penetranti, capigliatura fluente, quest'anima piena d'ardore. Vuoi impararlo a memoria? Amore mio, lo so già a memoria. Quest'anima piena di ardore è giunta a possedere il suo talento sublime grazie a un incidente amoroso che lo fece rinchiudere in prigionia per lunghi anni, solo e abbandonato in una cella che ha rischiato di essere per lui l'anticamera del patibolo, non gli restava tra i ceppi che il violino. E così, che ne dici, Bennati, tu che sei medico e scrittore? Gli scrittori lavorano di fantasia. Anche i medici. Ma uno scrittore come il signor Arrigo Bale, detto Stendhal, una persona seria, un artista della parola, scrive la vita di Rossini e mi fa l'onore di dedicarmi questa pagina. E vuoi che sia falsa? È come se io facessi uscire suoni falsi dal mio violino. Oppure siamo tutti un po' ciarlatani. Spiegami tu, dottore. Io ho una coscienza che non mi lascia tregua. Davvero? La senti? Antonia parla. E anche con ironia. La coscienza di Niccolò, figuriamoci, quel galeotto di Niccolò. È abbastanza vero, poi. Incidente amoroso e galera. Solo che ci sono rimasto 3 o 4 giorni in tutto e senza violino. Era solo una brutta storia di soldi. Tanto per cambiare. La senti? Tanto per cambiare cosa, amore, eh? Però alle domande non risponde. Vuoi dire che sono avaro? E che tu sei superiore alle questioni di interesse? Niccolò, la provochi. Io? Porco demonio! Era sensato portar fuori il bambino con un tempo simile. Prenderà una polmonite. Non essere così apprensivo, lo copriremo bene. Io sto chiedendo ad Antonia perché ha voluto portar fuori Achillino con questo tempo. Era una bellissima serata, non ricominciare, Niccolò. Ti sto chiedendo perché hai fatto portar fuori il bambino. Perché la contessa mi aveva chiesto di portarglielo. Mio figlio non è un giocattolo per la contessa. Vuoi smetterla di trattarmi così? E tu smettila di preoccuparti soltanto di te. Senti. Pensa a mio figlio. Niccolò. E basta. Meglio che non parli. Sei già rauca. Se no finisce che stasera non puoi più cantare. Pensa che delusione per tutti. E poi magari qualcuno scrive che ti ho tagliato le corde vocali. Autografo per voi, ma con vero piacere. Niccolò, vieni, aspettano te. Così togli dai guai Antonia, che non ce la fa più. Antonia? Mi fa pena. E allora? Aspettano te. Suonare qualcosa per gli ospiti? Io? Ma sarebbe un concerto. E io per un concerto ho bisogno di mettermi in un particolare stato d'animo, altrimenti per i miei nervi, non è vero, Bennati? Il mio dottore me lo proibisce. Il dottor Bennati,
È uno scienziato che mi segue perché vuole studiare il funzionamento fisiologico di un genio. Sembra che sia molto difficile scoprire come funziono. Alla più dolce, alla più bella. Sei stata bravissima. Alla più bionda. Non puoi deludere gli ospiti. Devi suonare. Ho già detto di no. Così rovini la serata. Canta qualche altra cosa tu. Io sono solo un hors d'oeuvre. Pazienza, per questa sera si fermeranno agli hors d'oeuvre. Un po' di dieta farà bene a tutti. Alla più dolce e affascinante. Sono stanca. Siediti. Accompagnami di sopra. Accompagnala tu, per favore. Un'altra delle sue crisi isteriche. Dalle un calma. Niente paura. Chi è che lo diceva? Byron. Il fascino delle donne è proprio questo. Non si può vivere senza di loro, neanche con loro. Alla più dolce, all'occhio di smeraldo incantatore. È pazzo! Pazzo! Lo fa apposta. Lo fa per mettervi alla prova. E io non so se consigliarvi di resistere. Pensate che sia pericoloso? Francamente no. Nervoso. Ha delle punte di isteria. Ma non credo che possa arrivare la violenza. Mi fa paura. Io lo odio. Ma devo resistere. Per mio figlio. Forse no, Antonia. È molto crudele quello che vi fate. Tutti e due. Se crede di liberarsi così facilmente di me. Calmatevi. E quando torna, fatevi trovare addormentata. Non è il caso di riprendere la discussione stasera. L'ho visto molto eccitato. Ti senti male? Guardate! Eccola! Eccola che torna! Mi sta minacciando! Con lo stesso pugnale insanguinato con cui le tolsi la vita. Oh, era veleno? Mi amava. Era così giovane. Il carcere non basta cancellare le mie colpe. Lei mi perseguita. E allora vuol dire che anche il mio sangue deve essere versato. Che ve ne pare, eh? Credete che il grande John Garrick avrebbe saputo fare di meglio? Intanto vediamo che leggenda ci inventano sopra gli scrittori. Scrivi pure tu, dottore. Prendi appunti. Talento interpretativo, ovvero grande capacità di simulazione. Perché tu credi di fingere? Cosa dici? Lo saprò bene se fingo o no. Secondo i momenti, amico mio. Lo so che non dormi. Peccato che non c'eri. Ci siamo divertiti. Me lo immagino. Scandali, scherzi, buffonate. Tratti il padrone di casa come uno straccio. Corri dietro alla prima sottana. Sotto i miei occhi, naturalmente. Altrimenti non ci provi gusto, ma hai stancato tutti. Vedrai, ti butteranno fuori, sei finito! E come fa la mia Antonia, eh? Se finisco io, lei non può più gorgheggiare nei salotti. Bigliacco! E poi? Non sai dire altro?
Che cosa non mi diresti anche tu se avessi un po' di cervello per inventare una vera cattiveria? Tu sei perfido. Tu non ami nessuno. Nemmeno le donne, lo capite da un pezzo, sai? Oh, ecco, questo non è male. Su, avanti, esprimi un po' di fiele, ancora. Su, coraggio! Vigliacco. E forse è vero. Dicevamo che ero buono, ti ricordi? Io credo che ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati, Antonio, tutti e due. In quei giorni io ho sognato di essere tanto buono e in pace. Tu non avevi mai parlato per mesi, molto furba. Zitta, sempre zitta, la commedia dell'infermiera sorridente, solo sorrisi e poi la mano. Dolce, soave, rossegnato. Sei un commediante odioso! Siamo due commedianti odiosi! Solo su una cosa non abbiamo mai mentito. Non ci siamo mai detti ti voglio bene, mai! Tu però hai bestemmiato perché hai detto sono una madre. Non è vero. Vuoi vedere come mi renderai mio figlio, madre purissima? Vuoi vedere che ti accontenterai di 2 o 3.000 scudi per andartene e lasciarmelo? Madre purissima! Credi! Sì! Smettila, non illuderti! Tu me le hai già messe le mani addosso! Uffo! Ai! No! No! Ho capito. Tu vuoi proprio che t'ammazzi. E io... Grazie, grazie ragazzo, grazie. Grazie che mi hai salvato il mio... Io. Non è che ti ho intenerito, vero? Non cercare di commuovermi. Dobbiamo farla finita. Achillino, stai buono, Achillino. Lasciatelo fare. Non volevo che toccasse le vostre carte, signor cavaliere. Può toccare tutto quello che vuole. Si annoia, poverino. Quando saremo arrivati, vedrai come ci divertiremo. Dove? A Francoforte. E poi a Monaco, ad Amburgo, a Parigi. A Parigi ci sono le crêpe. Le crêpe. È il dolce più buono del mondo. Crêpe, crêpe, crêpe. Che bontà. E poi forse a Pietroburgo. E poi forse... A Mosca, nelle case là ci fa un caldo, mica come qua in Italia, specie a Napoli, dove credono che basti o sole e invece si gela. Brrr, brrr. Apri, tesoro, apri. Ma cosa? Cos'è successo? Sta male? Ma no, no, signor cavaliere, stava ridendo, cantando. E allora perché sei chiuso dentro? Ha detto che... Perché non chiamate qualcuno dall'albergo per far aprire questa maledetta porta? Li ho chiamati, ma non mi capiscono. Apri, Achillino. E se non riuscisse più ad aprire? Allora cosa ha detto? Non ha mica chiesto di sua madre? No, non è più successo dopo quella volta. Ha detto soltanto che è arrabbiato con voi. Con me? Perché gli avete lavato le mani. Ma dove ti hai ricacciato? Spiegagli che vogliamo entrare. Sie haben wohl den Hauptschlüssel, nicht? Aha, die Herren haben keinen Schlüssel. Volete sbrigarvi? Wollen Sie bitte die Tür öffnen? Natürlich kann ich das, wie Sie wollen. So, steht zu Ihrem Dienst, Mann. Tesoro? Achillino, dove sei? Salta fuori subito, sennò il papà gli prende un colpo. Dove sei? Ti farò un bel regalo. E poi prometto di non lavarti più le mani. E adesso cosa ti regalo?
Bisogna sempre mantenere le promesse, altrimenti queste creature sono tremende, non ti perdonano. Ecco, intanto ti regalo questa figurina di marzapane. La vendono in tutte le pasticcerie di Vienna, di Francoforte, cioè le città dove ho dato i miei concerti. Guarda chi è. Papà. Bravissimo, proprio lui, vedi? La testa di Paganini. Napoleone in marmo e Paganini in marzapane. Così mi puoi mangiare. Senti, senti come è dolce. Buono. E adesso, attenzione a quello che faccio. Adesso, il cavaliere Paganini Nicolò, vostro padre, avrà l'onore di trasmettervi la corona dall'oro di Meistingen, la medaglia d'oro e il titolo di barone di Baviera. Pronto il pranzo? Mangiamo, figlio? No. Ma che? Niente, mangeremo dopo. Adesso dobbiamo giocare, anzi, dobbiamo fare una cosa molto seria. Già che siamo nobili, un bel duello. Voi andate via, chiameremo noi. In guardia, barone! Ma dov'è la spada? Ma sei proprio Achille! Sei terribile! No, così! Oh, mi seguono stati dove... Si dimette un occhio! Basta, angelo mio, non lo vedi? Non lo vedi che sono ferito? Sei contento? Ecco, sono morto! Achillino, cosa fai? No, non così! Achillino! Come sta? Male, non mangia quasi più, è ridotto un cencio. Ho la febbre e non si muove. Dovevate chiamarmi subito. È successo 10 giorni fa. È venuto il medico di qui, dell'albergo. Va bene. Magari non mi volevi. Come no? Devi guardare la gamba di Achillino. Io guardo te. Non puoi continuare così. Mi hanno detto che stai male, si vede. Guarda Achillino. Finisci all'ospedale, devi curarti. Mi curo, prendo tante porcherie. Guardagli la gamba, finché non è a posto, deve restare così, immobile. E non può starsene immobile a letto. Mi dispiace, ma è tutto a posto. Vuoi dire che si può muovere? Si deve muovere. Deve ricominciare a camminare, prendere aria, uscire. In pochi giorni si sarà rimesso. Senti, Niccolò. Io ti sono amico, vero? E allora devi starmi a sentire. Io non so niente di contratti, di teatri, di tutti quelli che ti faranno causa perché non suoni, non tieni fede agli impegni, eccetera. Ma so qualcosa di medicina, no? E allora ti dico, se continui così ti distruggi. Questo bambino ti sta divorando, non te ne rendi conto? Gli ho tolto la mamma. Non puoi fargli da madre tu. Achillino, è tutto quello che ho. E potresti veramente vivere dietro i capricci di tuo figlio senza i tuoi capricci? Io posso ordinarti pillole e pozioni, ma non serve a niente. La vera medicina per te sono i tuoi capricci. Spiegategli voi appena si sveglia. Ditegli che mi hanno costretto con l'inganno. O che l'ho fatto per salvare un amico, quello che credete meglio. Starò fuori un po'. Una settimana, 10 giorni. Vi piacciono? Affascinanti, ma anche piuttosto... Terribili. Sì, forse. Se la vostra diplomazia è per il pittore,
La sprecate, barone. Lisa è sordo. Anche per Paganini, dico. Può arrivare da un momento all'altro e mi chiedo se apprezzerebbe queste impressioni. E perché no? Scusate la banalità, ma credo che Paganini si consideri più bello. Pensate che sia così superficiale? Evidentemente non eravate al concerto. No. Ma Paganini ha risposto al mio invito con un biglietto sgrammaticato in francese, dicendo che avrebbe potuto anche venire purché nessuno qui gli chiedesse di suonare, dato che la musica è il suo lavoro e non il suo passatempo. Vi sorprende? Forse è una ripugnanza ideologica per gli ambienti mondani. Deve essere uno spirito ribelle. Bastava che non accettasse l'invito. Sono ansioso di conoscerlo. Vedete, gli schizzi di Lisa, che vi sembrano così minacciosi, sono una critica ispirata, secondo me. È curioso, una critica musicale fatta da un pittore sordo. Lisa vede i rumori, come Goethe vede i suoni nei colori. Immagini che sorge il suo inquietante dialogo con se stesso, così vibrante di musicalità. Goethe per il suo poema vorrebbe una musica non di commento, ma suggerita dalle immagini e dalle parole. So che una volta ha detto, una musica come quella del divino flauto magico di Mozart. E Paganini, ecco, proprio la sua incredibile arte e il suo violino vibrano come la voce umana. Sono un dialogo inquietante, segreto, come quello di Faust. Ecco perché Lisa, anche se non lo sente, vede il suono, nell'espressione, nei gesti. E Paganini somiglia talmente alla propria musica. Voi non immaginate cosa può scatenare. Non eravamo più in teatro. E io ho visto. Paganini interpretato dal pittore Lisa e dal poeta Heine, che sta andando in trance. Anche le mie sono immagini. Tremende, caotiche. Sono stato come travolto. Che cosa avete visto? Oceani. Flutti di sangue sotto un cielo cadaverico, spettrale. E in quel cielo stelle minacciose, nere. Paganini emergeva su una roccia e quando il suo braccio nudo e scarno frustava l'aria con l'archetto, urli insensati scaturivano dal fondo dell'abisso e ruggiti, fischi, scricchiolii sinistri come se l'universo stesse per crollare. E Paganini suonava come se la sua volontà frenetica potesse spezzare i sette sigilli di Salomone. I demoni affioravano dal sangue, pullulavano, straordinariamente perfetti nella loro mostruosità. Coccodrilli con ali di pipistrello, serpenti con corna di cervo, scimmie coperte di conchiglie, donne con le mammelle al posto delle guance, ermafroditi marini dell'anatomia incomprensibile, e tutti protendevano verso di lui le pinne uncinate, fissandolo con sguardi di un'intelligenza glaciale. Giuditta che uccide Loferne? Ma no, non Giuditta. Per tagliare una testa ci vuole una spada. Dalila, la regina di Saba. Lucrezia Borgia. Medea. Ma no, no, ma non vedete. Avete capito? Lei è Carlotta. Carlotta Cordè. E io sono Marat, pugnalato nella sua tinozza da bagno. Bravo. Era facile.
Sei stata magnifica. Una vera vendicatrice. Ma starei attento a mettere in scena quadri storici di questi tempi. Non si può più parlare della rivoluzione. Una rivoluzione, restaurazione. Sono fatti troppo recenti. Il maestro Paganini è stato a Parigi. Il signor Heine vuole parlare di Carlo X. Avete indovinato. Ma solo per conoscere le idee del maestro. Ho scommesso, dopo aver sentito la vostra musica, che voi siete un rivoluzionario. Può anche darsi che la mia musica lo sia. Bellissima risposta. Forse un po' troppo cauta. Il signor Heine vuole sapere se voi approvate un re che scioglie le camere e toglie la libertà di stampa. Non capisco niente di politica. Credo che i re siano necessari. E non voglio che la stampa li critichi quando proteggono gli artisti. Quanto al resto, le parole non mi piacciono. È con le parole che si mente. Forse il maestro Paganini vorrà sostenere la sua opinione con qualche argomento. No, signora. Certe volte penso che mia moglie abbia commesso un grave errore a sposare un diplomatico. Ieri non avevo ancora sentito il vostro concerto. La vostra musica mi ha fatto capire molte cose. È musica molto difficile. Ho bisogno di un esercizio continuo per fare quello che faccio col mio violino. Volete dire che la vostra è soltanto una tecnica, insomma? E cos'altro potrebbe essere? Non sono un poeta. Ho capito, non volete parlarne. Vorrei sapere se è vero quello che ha detto vostro marito. Che cosa ha detto? Che avete fatto male a sposare. Non scherzate troppo su questo. Sono una donna libera. E vostro marito? È un uomo intelligente. Io non lo sarei. Voi non siete un marito, non potete sapere che cos'è un matrimonio. Ma ho amato molte donne. Tra un concerto e l'altro. Non ho mai conosciuto una donna che valesse un amore più lungo. Non ho capito se siete vanitoso o no. Se vi compiacete di fare soffrire le donne che piangono per voi. Piangono per la mia musica, non per me. Non sono né giovane né bello, anzi, sono una miniera per i caricaturisti. Io sono convinta che si possa amare la vostra musica. E anche voi. Chi potrebbe amarmi, per esempio? Provate a chiedermelo sul serio. Quando sei arrivata? Adesso. Mi hanno dato una camera al di là del cortile. Ti ho visto dalla finestra che ti pettinavi. Per me? Non credevo che arrivassi. Te l'avevo detto che sono una donna libera e coraggiosa. Ah! Vuoi dire che ci vuole un bel coraggio a venire da un uomo come me? Che cosa fai? Ordino qualcosa. Per festeggiare, no? Che stupido. Certo, tu non vuoi farti vedere in camera mia e hai ragione. E adesso come si fa? Vuoi nasconderti? Sembri un ragazzo. Chissà se stai recitando. Lo mando via? Non me ne importa niente. Avanti. Portatemi qualcosa, vorrei... non mi capite. Ma dov'è il mio cameriere? Oh, bravo. Vorrei che mi mandassero su... non so... dei pasticcini? E delle fragole anche, sì. E una bottiglia. Una bottiglia del miglior vino del Reno. Fragole non ne hanno di sicuro. E il loro vino, l'ho assaggiato, signor cavaliere. Non mi pare adatto. Adatto? Che posto infame! Ma non fa niente, non ho voglia di niente. E digli che se ne vada! Anche tu, però, potevi pensarci. Farci trovare qualcosa di adatto. Come si chiama il tuo servitore? Leporello? Ma perché dici così?
No. Per te io non sono un Don Giovanni. Mi dispiace di averti ricevuto in questo modo. Mi vergogno. Ma di che cosa? Di averti fatta venire qui. Purtroppo la mia vita è questa. Tu vedi il grande musicista sul palcoscenico. Ma in realtà, ecco, sono costretto a vivere così. Neanche l'amore diventa una cosa. Sono 3 anni che non tocco una donna. Che complimento straordinario. No, no! Lo vedi che sbaglio tutto. Parole. Maledette parole. Io dovrei essere muto. La verità è che io non ho mai avuto una donna come te. Ma non stiamo qui. No, dobbiamo andare in un posto più pulito, più degno di te. Partiremo, subito. Affitteremo una casa in campagna. Semplice, ma una vera casa. Senti. Vuoi conoscere mio figlio? È stata una settimana meravigliosa. Io non torno a casa. Sei disperato. Sì. Sei disperato. Sì. Per colpa mia. Sì, mi sono illuso. Io non posso cambiare. Ho paura che... Ho paura. Non so più quello che sono. Un automa. Un pipistrello, un cane. Un morto venuto fuori dalla tomba. O un gladiatore venuto a morire nell'arena col suo violino in mano. Scusami. Sono un uomo spaventoso. Anche in questo momento recita. Sì, certo, recita. È tutto vero. Io sono proprio così. Non posso legarmi a nessuno. E non mi ami. Non hai capito. Nemmeno tu mi capisci. Come puoi dire che non ti amo più? Io dico che non mi hai mai amata e che non potrai amarmi mai. Le donne per te non esistono. Ti sembro così stupido. Non capire quello che vali. Tu non sei affatto stupido. Le parole non sono il tuo linguaggio, me l'aveva detto Heine.
Ma sei un poeta, un asceta, un filosofo, molto forte e crudele. Il tuo modo di amare una donna è mortale, Niccolò. Io? Mi prendi in giro? Io non so nemmeno quello che dici. Non sai dirlo, ma sei così. Una donna non è niente per te, se non ha dimostrato di volere lasciare tutto per seguirti, per darsi a te disprezzando ogni legge degli uomini e la vita stessa. Allora, per un momento, tu ti senti unito a lei fisicamente e in spirito. È un attimo quasi religioso. Poi è finita. E vorresti che quella donna non ci fosse più. Io? Ti sbagli, non sono religioso, non voglio affatto esserlo. Mi interessa soltanto la vita. Solo la vita. E la vita da solo. Allora vivi, se ci riesci. Si muore. Io non potrò più vedere mio fratello. Se gli parlo, non mi sente. Da bambini era lui che mi aiutava. E poi non abbiamo più parlato. Pensavamo di avere tempo. E non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Non c'è più niente per lui. È quasi inutile che io gli voglia bene adesso. Parlate più piano. Abbiate rispetto per il sentimento degli altri. Ma non lo capite quello che provo? Disperazione, superbia di essere vivo, ribellione. Ma no, perché? E stupore. Come si dice, incredulità? Sarei felice di darvi un po' di pace, solo se aveste un momento di pietà. Ma per chi? Di umiltà, di pentimento. Ma è tutta colpa mia, sempre. Mio fratello muore, io devo pentirmi. Sei fuori di te, Niccolò, calmati. Nessuno ti accusa. Ma cosa dici, quel prete? Voleva consolarti. Tu non mi capisci più. Come mai? È difficile aiutarti. Parti di nuovo. E cosa vuoi? Che mi venga a seppellire qui? Oddio, mamma, scusami. Sono un disgraziato. Perdonami, non volevo. Ma cerca di capire. Che cosa faccio qui? Io non mi posso fermare, spiegaglielo tu. Guarda che vita. Per vivere mi sto consumando pezzo per pezzo. Allora tua madre ha ragione. Fermati un momento. Vieni a casa mia. Ho una casa nuova, piena di ulivi. Mia moglie sarà felicissima. È una brava cuoca. Tua moglie? Eh già, ecco cosa te era successo. Che cosa? Anche tu. Ma non lo capisci che se mi fermo io muoio davvero. Occupati di Achellino, intanto. Sbrigati a fare le pratiche per la legittimazione. E stalli un po' dietro mentre sono via. Lo
porti con te stavolta. No, non credo. Non è giusto che mi venga dietro in questo modo. Da una carrozza all'altra, da un albergo all'altro, non è vita per un bambino. E poi deve studiare. Trovagli un buon collegio, ma non mandarlo dalle monache e neanche dai gesuiti, non deve diventare un bigotto. Posso fidarmi di te o lo porto via? Ma che cosa dici? Perché non dovresti più fidarti di me? Tu mi preoccupi, Nicolo. Forse hai ragione, scusami. No, no, io non pretendo delle scuse. Preferirei invece... Parlare, no. Ma accetta le mie scuse per adesso, ma... Un'altra volta. Un'altra volta parleremo. Oggi non posso. Senti, la mia voce sembra un sol stonato. Senti, il papà va via. Vuoi venire con me o resti qui? Decidi tu, eh? Qui a Genova c'è la nonna che ti vuole tanto bene e c'è Germi, il mio caro amico Germi, che adesso si è sposato anche lui e così ha una casa bellissima piena di olivi. Devi decidere tu. Io vado via. A Parigi. Beh, certo che anche Parigi, è bella. Sai dove fanno quel dolce speciale, le crepe? Allora cosa fai? Vieni con il papà? No. Allora, è tutto a posto, eh? Achillino si chiamerà Paganini. Bene. Non c'è altro? E allora, ti saluto. Va pure in sala. Dopo il concerto io parto subito. C'è un'altra cosa. Non so se è importante per te. Anzi, scusa se non te l'ho detta prima, ma eri così agitato. Questo signore che ti ha conosciuto ad Amburgo è di passaggio a Genova. E vorrebbe... Uno di Amburgo? E cosa vuole? Soltanto consegnarti alcune lettere personali. Io gli ho detto che per te in questo momento è molto difficile parlare. Lui insiste, ma se vuoi gli dico che consegni tutto a me. Ah, sì, sì, meglio, fai tutto tu. Non ho voglia di chiacchierare. Un poeta, figurati. Non credo che siano chiacchiere, Nicolò. Vedi, in qualche modo ho avuto l'impressione di tornare al nostro primo incontro. Quando parlavamo... di Angiolina Cavallo. Non capisco proprio che cosa vuoi dire. Insomma, è qui con te questo signore? Sì, aspetta che gli dica se vuoi riceverlo. Ma non è quel poeta rivoluzionario? Come si chiama? Heine? No, Nicolò. Scusate se ho insistito, ma sono arrivato stamane e riparto subito. Una visita rapida. Siete venuto solo? Sì. E la baronessa? Ah, voi vi ricordate di mia moglie? In un certo senso è una consolazione. Perché? Elena è morta. Non stava bene da qualche tempo, poi la mattina disse che andava a fare una passeggiata. L'abbiamo trovata nel lago, il giorno dopo. Una disgrazia terribile. Non avete capito, signor Paganini. Non è stata una disgrazia. Mia moglie si è uccisa. Sono indirizzate a Niccolò. Non suonerà più.
Ma non così, non così. Ma non avete mai sentito un gatto in amore? È ingolato. Miau. Ecco, andiamo avanti. Miau, miau, miau. Miau, wow, 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 miau. Miau, miau. Bene, e adesso avanti, tutti insieme con l'allegretto. No, ma no, no, non così, non così. Ma non avete capito, non avete capito. Allora è vero che sei un demonio. Avanti, tutti insieme. Simpatiche ragazze che devono fare un concerto buffo alle terme fra tre ore. Una è alla Malibran e le piacciono molto i violinisti. Non ti ho presentato perché ne ha già uno. L'altra non è proprio una cantante, ma le piace follemente la mia musica. No, forse. Oh, forse le piaccio io. Comunque grazie per l'aiuto. Certo, se avevi il tuo violino mi agolavi meglio. Ma come hai fatto a riconoscere il pezzo? Otello, atto secondo, aria di Rodrigo, Cabaletta. Che bravo! Ciao, Nicolò. Beh, non usa abbracciarsi fra vecchi suonatori qui ad Aix-les-Bains. E così hai sentito la mia ultima creazione. Duetto buffo fra due gatti. Io vedo che hai un pianoforte. Mani, testa, memoria, orecchio, tutto. Allora, non c'è ragione che tu smetta di comporre. E chi smette? Dicono che non scrivi più. Pensavo che fosse colpa della Colbran. A proposito, dov'è? Ti pare che si possa chiedere a un uomo dove è sua moglie? Ah, perché c'è il rischio che non lo sappia? No, perché c'è il rischio che lo sappia. Ah, scusami. No, non è mica un dramma. Non è mai un dramma. Sai, l'ho sposata un anno dopo, nel 22. E il Barbaia non ne ha sofferto affatto, tu che ti preoccupavi tanto per lui. Io? Per te mi preoccupavo. Si vedeva benissimo che il Barbaia era felice di mollartela. Oh, scusa, non si dice, vero? Boh. Ormai siamo rimasti amici, siamo tutti amici. È un'opera buffa, senza lieto fine però. Che cosa? La vita. Dai nel melodrammatico serio. È colpa tua, mi metti sempre in questo stato d'animo. Me ne vado. No, no. No, aspetta. Dunque. Le tue variazioni sulle mie arie sono molto belle, ma la gente dirà che senza Rossini non le avresti fatte. Le tue
due variazioni su inni nazionali, canzonette popolari, sono deliziose. Ma la gente dirà che... Idem. Però ho visto trascritti 3 concerti tutti tuoi. Non so se la gente li capisce. Certo andrai in delirio se ci sarai tu ad eseguirli. E non ti basta. Ah, capisco. Tu non sopporti che qualcuno dica magnifica musica, anche se naturalmente non è Beethoven. Beethoven è morto. L'ho visto. A Vienna, in uno schifo di casa, a letto tra le cimici. Ho anche cercato di aprire una sottoscrizione in suo favore, visto che i grandi della terra mi festeggiavano nei saloni in quel momento. Ma il principe di Metternich mi ha detto che tanto Beethoven era un tipo fatto così. Un tipo che muore. Tu no, vero? Sei venuto qui, ex Leben, per fare una cura? Come sempre. Che cos'hai? Non è chiaro. E tu? Malattia nervosa. Io ho fatto tutte le stazioni termali. Sono stato anche a Baden-Baden con una signora di Amburgo che forse le volevo bene. Dicono che si sia annegata. E tu non ci credi, vero? Che si muore? Davvero tu non lo sai. Le bestie non lo sanno, i bambini non ci credono e tu non vuoi saperlo. Io invece sono così convinto di morire che, corna facendo, ho chiuso bottega. Non vorrei, lavorando, dimenticarmi che il tempo passa e un giorno, zac! No, la vecchia strega di sorpresa a me non mi prende. Io mi sono sbrigato a fare il massimo che sapevo fare. Persino il Guglielmo Tell ho fatto. Una cosa tragica, l'ultima. Poi avrei dovuto musicare un Faust. Ma niente, troppo difficile. Misterioso, pauroso. Minaccioso. Forse quello era un lavoro per te. Richiedeva sforzo. Bisognava dare l'anima. Tanto noi italiani dobbiamo fare tutto di getto, inutile studiare. Io studio. Il violino, sì signore. Corde, accordature, doppi armonici, accordi multipli e pizzicati incredibili. Tu domini il violino e così il violino ti domina. Come uno che taglia un pollo, non lo domina? Certo. Ma siccome deve seguire l'anatomia del pollo, è dominato dal pollo. Io l'ho cambiato il violino. Ma il violino ha cambiato molto di più te. Certe volte, pensando a te, ho avuto una visione buffa. Cioè, no, tremenda. Un grande violino che suona un piccolo Paganini irrigidito. Non ti senti un po' irrigidito? Chi te l'ha detto? Hai sempre avuto tutti i mali del mondo. Ma gridi e fingi di avere paura molto prima di sentirti veramente in pericolo. Tu sfidi il Padre Eterno. O forse speri di distrarlo. Io cerco di rabbonirlo. Vedi, gli dico? L'ho smesso da me. Ma tu ci provi gusto a farti divorare dal violino. E tu non scrivi più? Scrivo, scrivo. Ma sai, le mode nuove ti vengono addosso come macchine di guerra. E tagliano a fette la gente passata che resta lì fra i piedi. Io mi scanso. Scansa fatiche. Certo. Lo sai che sono sempre stato un grande infingardo. Scrivevo opere quando le melodie venivano a cercarmi e a sedurmi. Ma quando ho capito che toccava a me andarle a cercare,
ho rinunciato al viaggio. Scriverò, sì, scriverò, ma la musica non è un dovere. Nessuno ci ha ordinato di farla. Non è una missione. È qualcosa che deve dare felicità o niente. Ormai sono un pianista di quarta classe. Mi diverto a scrivere piccole cose quando mi viene. E queste cose le chiamerò Péché de vieillesse. Sì, peccati di vecchiaia. Io alla vecchiaia ci credo. E voglio che sia interminabile. Briosa, ma non troppo. Quasi noiosa. Mio povero vecchio amico, condannato ad essere sempre giovane e forte. Ti auguro con tutto il cuore di godertela questa giovinezza troppo lunga. Sai, forse è vero che sono mortale anch'io. Ma mi difenderò. Quella strega dovrà strapparmi il violino con la forza. Lotterò, contratterò, giorno per giorno. Qualche volta, per finire un capolavoro basta un'ora. Thank you.